Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi alcune palette molto particolari del brand High Art Revolution. Sapete che è un'area di Makeup Revolution oppure Revolution, perché da quello che ho capito non si chiama più Makeup Revolution, ma il brand è proprio Revolution e basta. Ho acquistato sempre tantissimi prodotti di questo brand, molte palettine sapete che mi sono state regalate all'Istituto di Cosmetic for Less. E mi sono sempre trovata bene, se non qualche palettina, qualche prodotto un po' così, però in generale mi trovo bene, i prezzi sono abbastanza contenuti e sapete che io acquisto spesso nel sito di Cosmetic for Less, o meglio, il 90% dei prodotti di Makeup Revolution li acquisto lì perché molto spesso nei weekend fanno il 20 o 30% su questi prodotti. Queste palettine le volevo prendere assolutamente, in realtà ne avevo preso 3 su 4, poi avendo visto che erano scontate ho preso anche la quarta, anche se comunque anche le altre 3 le ho prese scontate. Sono delle palettine che costano 12 euro, sono molto particolari, un po' infantili tra virgolette, sono tutte fatte così, sembrano dei giocattoli, ce ne sono 4 in collezione e vi mostro a una a una. Quella che non avevo preso inizialmente era quella rosa, perché i colori molto neon e ho delle palette neon, però mi sembrava brutto avere tutti e 3 e non tutti e 4 questi prodotti, perché sono davvero carinissimi. Adesso dovrò decidere dove metterli, perché comunque occupano tantissimo spazio, sicuramente gestirò la scatola. Questa si chiama Honey, è una palette che all'interno 14,4 grammi di prodotto, è fabbricato in Cina, è cruelty free e vegan e ha 12 mesi di PAO. Ci sono state delle palette che non ho acquistato proprio perché fossero un po' infantili, perché c'era una forma di cuore, una forma di cristallo, però non mi era piaciuta, avevo lasciato perdere, però ho acquistato tutte le palettine a forma di ovetto nei vari anni che sono uscite. Ho acquistato 2 delle 6 palettine che sono a forma di donut e mi trovo bene, comunque la qualità è la solita di Makeup Revolution. Molto carine da fare come regalino, qui vedete proprio tutti i disegni dei pupazzetti, sicuramente è un regalo gradito se volete regalare delle palette a delle ragazzine, a qualcuno che si sta approcciando inizialmente col make-up. La palettina è fatta così, quindi come vedete è molto carina, è tutto specchiato così dorato, avete la plastichina trasparente, un piccolo specchietto che è questo qua, non si apre completamente ma si apre così al massimo. Qui vedete tutti i prodotti, diciamo così, per occhi, e qua ci sono altri 3 prodotti per il viso. Diciamo che si possono utilizzare anche tutti per occhi, uno può scegliere come vuole. Questa è quella un po' più sul marroncino, un po' da tutti i giorni, ha delle colorazioni abbastanza calde, carine, però facile da utilizzare e da trovare anche in altre palette. Ci sono sia ombretti da sottarcata, ombretti da piega, ombretti da centropalpebra, quindi potete fare un look completo, non per tutto il viso secondo me. Sicuramente sono difficili alcuni colori da prelevare, come per esempio questo qui, perché sono molto piccole le cialde, ma secondo me è più che altro un qualcosa da collezionista, perché c'è un po' di difficoltà secondo me da prelevare, più che altro per quello. Adesso vi farò gli swatch cercando di riuscire a prendere tutti i prodotti, perché di solito facendo gli swatch utilizzo le dita, non i pennellini. I primi 5 ombretti sono questi qua e sicuramente sono difficili da prelevare, soprattutto quelli che vi ho swatchato qua e qua, che ho dovuto prelevarli col mignolo, perché sono praticamente 2 piccoli ombretti che sono nelle orecchiette dell'orsetto. Come colorazione sono carine, appunto vi ho detto, facile da utilizzare, facile da trovare in altre palette da tutti i giorni, tutte sul marroncino, abbastanza pigmentate, non sono neanche eccessivamente polverose. Diciamo che per adesso quello più polveroso alla fine è questo marroncino qui. La parte centrale della palette è costituita da questi ombretti, sono un po' meno pigmentati secondo me rispetto al solito di Makeup Revolution, però comunque si vedono. Soprattutto questo si nota tantissimo come ombretto, questo è il classico bianco panna, che anche questo si trova in una posizione abbastanza difficile, c'è la cialda molto piccola, gli altri sono carini, però niente di chissà che cosa. Se voi avete già la palette come me, Honey di Urban Decay, non vi consiglio di acquistarla, a meno che non li volete per collezionismo. È sicuramente una palette che vi permette di fare un look completo. Gli ultimi 8 ombretti sono questi, comunque è abbastanza pigmentata, c'è qualche colore un po' meno pigmentato, ma sono abbastanza pigmentati come sempre gli ombretti di Makeup Revolution. Sono facili da sfumare secondo me, quello un po' più difficile come colore secondo me è questo, perché è proprio neon, è una palettina che posso utilizzare in qualsiasi periodo dell'anno, forse qualche colore lo vedo un po' più per fine estate, inizio autunno, però non c'è nessun motivo per cui una palette del genere può essere utilizzata anche in inverno, non ci vedo nessun problema. C'è qualche colorino un po' più freddo, c'è qualche colorino un po' più caldo, quindi è abbastanza neutra, vi permette di fare un look completo, avete gli ombretti da sottarcatta per sfumare, ombretti per la palpebra, ombretti un po' più luminosi per la palpebra, ombretti sia metallizzati che satinati, che opachi, non è neanche eccessivamente polverosa, è carina, un po' difficile appunto da prelevare in qualche zona
zona perché le celle sono piccole. Il secondo che vi mostro si chiama Jet ed è tutto nero opaco. In questo caso il packaging è tutto dorato, invece in quello precedente era il contrario. L'orsetto era dorato e il packaging esterno era nero opaco. Una cosa che ho notato stranissima è che questo nero abbia macchiato leggermente la scatola. Quindi magari non so il colore, la so tondare un po' di prodotto, bisogna stare attenti secondo me. Soprattutto in posti come la città dove vivo che c'è molto caldo, però mi auguro che non macchi. Comunque tutto così nero, molto molto carino. Sicuramente nell'altro rimanevano più le dita rispetto a questo, anche se questo è opaco, però l'altro era troppo riflettente. Questo lo vedo sicuramente per l'autunno-inverno, è molto molto cupa come palette, è tutta sui toni del verde scuro, grigio scuro, toni molto molto cupi. Le colorazioni sono queste. E qua vediamo un bronzo scuro, un grigio e un grigio opaco molto molto scuro, quasi tendente al nero. Le prime 5 colorazioni sono queste qua, diciamo che è un po' più spenta rispetto all'altra, ma sono colori molto cupi. Quello che non mi piace è questo grigio che vi ho detto da proprio al nero, nella cialda sembra quasi un nero, però qua sembra un grigio scuro che ha un po' una base verdina. Succede molto spesso nelle cialde di ombretto che sono nero opaco, quindi ho dei neri molto più opachi, molto bello questo, ma quello che mi è piaciuto di più è questo argento che ha del blu all'interno. Questi sono due colori abbastanza easy. Una cosa che ho notato è che in questa palette non c'è un bianco panna. L'unico colore chiaro che si può utilizzare sotto l'arcata è questo, ma in realtà secondo me è difficile da utilizzare perché è un satinato ed è anche un marroncino. Ho avuto difficoltà a prelevarlo perché, oltre ad essere una delle orecchiette, è poco pigmentato. Negli altri 6 c'è un colore che mi piace tantissimo, che è questo grigio argento. Davvero bello, anche se ho trovato un argento molto più riflettente e molto più bello in una delle Cutie Palette di Nabla, una delle ultime uscite. Bellissimi questi due. Questo è davvero bello perché è un grigio che ha del verde all'interno. Molto molto bello. Bello anche questo, secondo me. Questo lo stesso, ho avuto un po' di difficoltà, ma secondo me avendo un pennello sono più facile da prelevare, anche se è più difficile rispetto ad altre cialde più normali. Ci sono delle colorazioni molto carine sia nell'altra palette che in questa, anche particolari secondo me. E poi una cosa che succede sempre in queste palette di Make Up Revolution, che non sono poco pigmentate. L'ultima parola è famosa, ho trovato un ombretto che è pochissimo pigmentato, che è un grigio molto molto chiaro, che è questo qui. Però gli altri sono abbastanza pigmentati, come vedete. Quello che non mi piace è questo perché è poco omogeneo. Poi lo proverò sull'occhio, però ho avuto difficoltà a sfumarlo bene. Gli altri sono colori abbastanza easy, anche questo è abbastanza particolare. Sì, in generale queste palette ci sono 2/3 ombretti particolari, diversi dai soliti. Però secondo me in queste palette ho giocato più che altro il packaging, è più un qualcosa di marketing che non qualità degli ombretti, anche se gli opachi sono abbastanza burrosi, i metallizzati, i satinati si notano abbastanza, sono abbastanza sfumabili. La qualità è quella classica di Revolution, anche se ci sono sempre delle palettine, anche di questo brand, che hanno una qualità superiore rispetto ad altre, però la qualità è quella solita. Poi ho preso questa, che è quella che mi è piaciuta di più ed è la prima che avevo voluto prendere, che si chiama Rosy. Il packaging esterno, come avete visto, un rosa fucsia, mentre l'orsetto è un oro rosa, quindi carinissimo. Anche questo comunque si sporca facilmente, però non potevano prendere un qualcosa in oro rosa. Per di più le colorazioni le amo tantissimo perché sono i classici colori che utilizzo. Sono colorazioni che danno sul rosato, però c'è anche qualche marroncino. Sono colorazioni carine da tutti i giorni che potete utilizzare in qualsiasi periodo dell'anno. Come vedete c'è qualche colore sul rosa, qualcosa sul marroncino, un colore caldo qui, molto molto carina come palettina. Secondo me è quella più facile da utilizzare rispetto alle altre due. I primi 5 ombretti sono questi qua. Sicuramente quello meno omogeneo fino adesso, che sono solo 5, questo qui. Gli altri sono colori abbastanza easy, anche in questo caso facile da trovare in altre palette, però una palette da tutti i giorni. Le altre 6 colorazioni sono queste qua. Vi dico che questo, pur essendo un metallizzato, lo utilizzo tranquillamente sotto l'arcata perché dà un po' sul bianco e a volte io faccio queste cose, non utilizzo quasi sempre il bianco panna. Se utilizzate il bianco panna non vi consiglio queste palette perché, come abbiamo visto, solo la prima aveva un opaco bianco, sia questa che quella precedente invece hanno bisogno di un ombretto a parte, si è usato solo il bianco panna sotto l'arcata. Comunque bellissimo questo colore, bellissimo anche quest'altro che ho messo qui nel lato, bello questo, mi è piaciuto subito appena l'ho swatchato. Poi c'è questo che è un classico color marroncino. Sicuramente i metallizzati, che sono questi qua di Make Up Revolution, sono il top. Io ho notato che ci sono tantissimi metallizzati nelle palette di Make Up Revolution e secondo me sono ombretti riusciti meglio di questo brand, almeno quelli che ho provato io. E gli altri 8 sono questi qua. Sicuramente questi sono più pigmentati, anche se ho notato che questi due sono poco omogenei. Sono due colori abbastanza particolari, però
non mi è piaciuto quello. Quello che mi è piaciuto tantissimo è questo qui perché sembra un metallizzato quasi olografico che utilizzerei al centro della palpebra. Carini questi due. Il dorato mi sembra poco di carattere, però in generale è carina come palette. Anche questa ha qualche colorino un po' particolare, però come vi ho detto, come ho avuto l'impressione già dalle prime due, mi sembrano più palettine per il packaging, per fare collezione, che non come obiettivo finale la qualità. E poi vi mostro l'ultima, che è quella che ho preso per ultima. Vi ho detto che ho preso prima queste tre e poi questa per ultima in un successivo acquisto. E si chiama Lulu. Questa è un rosa opaco, il packaging è tutto così in dorato. Una cosa che vi ho detto scorrette inizialmente, che pensavo che ci fossero qualche cialda proprio per il viso, invece sono solo ombretti. Questa è opaca, quindi abbiamo due opache, quella nera e questa qui, e due lucide che sono quella in oro rosa e quella in oro normale, quindi dorata. Il motivo per cui non volevo prendere questa palette lo vedete subito, è che i colori sono molto molto pazzi. Ho qualche palette con colori così, però non utilizzo molto spesso. In questo caso abbiamo un colore che si può utilizzare sotto l'arcata, quindi paradossalmente questa potrebbe essere una palette, sì, che ha tutti i colori che vi permettono di fare un look completo. Avete il marroncino per fare la piega, un bianco un po' più sporco rispetto al bianco panna per sotto l'arcata e poi colori metallizzati satinati per tutta la palpebra. Il colore più particolare di queste prime colorazioni è un blu, anche se sapete che il blu lo utilizzo molto poco. Carini questi due, anche se comunque il di sotto era un po' rosa delle colorazioni precedenti. Alcune colorazioni non sono andate via con una salvietta normale, ma secondo me non bisogna uno struccante bifasico. Comunque è un marroncino, è un bianco panna, poi c'è questo marroncino, questo grigio fumo che è molto carino, purtroppo è proprio in una delle orecchiette, quindi c'è poco prodotto, però mi piace tantissimo come colore. Le classiche colorazioni sono queste qui, anche in questo caso c'è un grigio meno particolare di quello dell'altra palette, però abbastanza particolare, c'è un celeste ma è abbastanza spento. Quello più difficile secondo me da utilizzare alla fine è questo giallo, perché i gialli li utilizzo sempre molto poco. Molto carino questo qua. Sono contenta di aver preso anche questa, anche se non necessitavo. Non che delle altre ne necessitassi, perché comunque, appunto, come vi ho detto, le ho prese più che altro per collezionismo. E le ultime colorazioni sono queste. Come vedete, sono abbastanza pigmentate. L'unica cosa è che il colore più secco di tutte queste palette è questo qui, che è un rosso che ha tantissimo arancione all'interno. Comunque queste colorazioni sono davvero carine, molto adatte a questo periodo, molto di moda perché vanno tantissimo, oltre ai colori freddi sul grigiastro anche le colorazioni sul violaceo. Quelli meno pigmentati sono questi due, soprattutto il primo non si nota neanche tantissimo, è un verde un po' acido e sono le colorazioni che si trovano proprio al centro in basso. Ho notato che di tutte queste palette le colorazioni meno pigmentate sono proprio le ultime due al centro in basso, che sono anche quelle più piccole. Oltre ad essere difficili da prelevare, sono pochissimo pigmentate. Questa ve la consiglio se voi amate i colori pazzi, se volete delle colorazioni un po' più particolari per fare dei look un po' artistici, dei colori neon, ve la consiglio. Anche se state cercando una palette proprio di colori neon, ce ne sono tantissime, proprio di Makeup Revolution, come la Color Chaos, che è famosissima perché c'è da ormai da anni, che ho anche io, che ha tantissimi colori neon molto molto accesi, proprio evidenziatore, e sono più facili da prelevare perché le ciotole ci sono tonde o rettangolari. E niente, quindi cosa dire? Che queste palette le vedo più che altro da collezionismo, sono particolari, sono carine da avere nella postazione. Però se state cercando qualcosa di particolare, soprattutto di qualità, vi consiglio altre palette perché queste sono difficili anche da prelevare. Queste mi sembrano di quelle palette, sì, che si possono utilizzare ogni tanto, ma più che altro che siano nella postazione per fare un po' di scena, visto che hanno una forma molto particolare. E niente, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se le avete viste, se avete avuto l'idea di prenderla, però non le avete prese. Quella vi è piaciuta di più? A me sicuramente la Rosy, che è quella in oro rosa, la mia preferita. Fatemi sapere cosa pensate di colori neon e se voi le utilizzate anche da tutti i giorni o solo in periodi particolari. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!